Benvenuti in Cucina per te. Oggi vi mostro come preparare in pochi minuti e senza sporcare tante stoviglie le crepe, dolci o salate. Tutto ciò di cui avrete bisogno sarà una bottiglia di plastica ed un imbuto. Vediamo quali sono gli ingredienti e prepariamoli insieme. Per 4 crepe grandi occorrono 200 ml di latte, 2 uova, 150 g di farina, 20 g di burro, 4 g di sale oppure 30 g di zucchero. Per preparare le crepe iniziamo versando in una bottiglia da 1 litro ben pulita e asciutta la farina precedentemente setacciata. Aggiungiamo il sale o lo zucchero a seconda se vogliamo crepe salate o dolci. Uniamo il latte, 10 g di burro precedentemente fuso ed infine le uova. Chiudiamo bene la bottiglia ed agitiamo energicamente un paio di minuti. Poniamo una padella antiaderente sul fuoco. Aggiungiamo una noce di burro. Quando il burro si sarà sciolto, versiamo un po' di composto per le crepe al centro della padella. Poi, con un movimento rotatorio, distribuiamo il composto sul fondo della padella in maniera uniforme. Lasciamo cuocere circa un minuto a fuoco medio-basso. Quando i bordi inizieranno a staccarsi, giriamo la crepe con una paletta e cuociamo anche l'altro lato per circa un minuto. Quando la crepe risulterà cotta, la trasferiamo in un piatto piano o su un tagliere. Ecco pronte le crepe. Potete preparare il composto in anticipo e conservarlo in frigorifero per un massimo di 12 ore. Potete conservare anche le crepe già pronte, una volta raffreddate. Basta disporle una sull'altra, separandole con un foglio di carta forno e chiudendo poi tutto con della pellicola trasparente. Anche in questo caso vi consiglio di conservarle per un massimo di 12 ore. Spero che anche questa videoricetta vi sia piaciuta. Continuate a seguirci sul nostro sito web, ma soprattutto iscrivetevi al nostro canale YouTube. Un saluto e alla prossima videoricetta!